Fratelli e sorelle nerazzurre, bentornati sul canale del Bauscia. Allora, andiamo a commentare un 2-2 di precampionato. Partita estiva fino a un certo punto, fino al 75esimo è stata partita vera. Abbiamo visto comunque un Inter, soprattutto nel primo tempo, giocare molto bene fino al gol loro. Abbiamo visto una differenza di preparazione che ha determinato le ripartenze che tanto male ci hanno fatto in questa partita del Lione. Mettiamoci dentro anche un po' di tecnica, però ecco, come inizio video abbiamo visto un Onana volare tra i pali. Abbiamo visto che, ragazzi, allora, a differenza dell'anno scorso, abbiamo comunque due soluzioni estremamente valide per la porta. E quindi contentissimo di aver visto un Onana così reattivo. Un Onana che ha preso due gol, certamente non per causa sua. Un Onana che usa il destro e il sinistro senza differenza, che è sicuro con i piedi. E voi sapete quanto è importante al giorno d'oggi, avere un portiere che gioca bene con i piedi. Primo tempo dove in difesa c'era come terzo di destra Dambro, in mezzo di Vrij, terzo di sinistra Bastoncino. Analizziamoli tutti e tre insieme. De Vrij un attimino in ritardo, anzi un attimino in ritardo. Gol dell'1-0, si fa anticipare da Lacazette, uno dei giocatori che a me è sempre piaciuto più di tutti, nel senso che è sempre stato uno dei miei pupilli. Ritornato a Lione, ha subito fatto vedere in questa amichevole che comunque sì, ok, è arrivato in ritardo nell'intervento De Vrij, però ha fatto un gran gol. Bastoni l'ho visto abbastanza bene, un D'Ambrosio che dà sempre l'anima, quindi ottima prestazione anche da parte sua. Poi facciamo una chiosa particolare per il terzo di sinistra di oggi, che è il signor Di Marco, migliore in campo sia per condizione fisica, ma anche per quei piedi fatati che disegnano calcio, perché oggi ha fatto un assist che ha disegnato il gol. Quel gol lì l'ha disegnato Di Marco. Veramente per il gol dell'1-2 di Lukaku gli ha messo una palla col contagiri. Veramente complimenti a Federico, che è un quinto di sinistra. A me piaceva anche come terzo, però in fase difensiva subisce troppo il suo fisico, perché è piscinin, come si dice a Milan, perché è piccolino. Però, ragazzi, con la palla tra i piedi è tantissima roba, e secondo me è tanta roba anche come quinto di sinistra. E magari che ce l'abbiamo in casa, il quinto di sinistra che fa stare tranquilli i tifosi, questi tifosi interisti che sono tutti preoccupati per la fascia sinistra. Io non sono tanto preoccupato, perché l'ho sempre detto, noi la soluzione ce l'abbiamo in casa e abbiamo una grandissima soluzione per dare un'alternativa e per fare in modo che Gosens si sudi il posto, come giusto che sia in una squadra come la nostra. Passiamo a destra e parliamo di Dumfries. Dumfries oggi un po' impreciso, con la testa un attimino appannata, però comunque qualche strappo l'ho visto, e ho visto il peso del giocatore, a differenza di un Bellanova che a me è piaciuto oggi. Però vedete, quando è entrato Bellanova il peso lì a destra è cambiato parecchio. Non è cambiato solo per il quinto di destra, è cambiato anche perché Barellino era uscito e è entrato il piastrella, quindi da quella parte lì si faceva fatica. E non fate così, io cosa ci devo fare io, che quando c'è il piastrella da quella parte lì, chi gioca come quinto fa una fatica enorme, e anche il terzo, perché anche il terzo fa fatica. Poi arriviamo al centrocampo. Barellino non mi stava entusiasmando, al telefono con un amico non mi stava entusiasmando, ha fatto un gol fantastico. Però il fatto di dirvi non mi ha entusiasmato Barella gol a parte significa che Barella comunque la partita alla 6 e mezzo l'aveva fatta. Ecco perché io mi aspetto sempre prestazioni a 7 e mezzo, 8, ok, da Barellino. Però ci sta, ragazzi, cioè i nostri una settimana adesso è veramente, veramente tanto di differenza. Loro, i Lioni, inizierà il campionato la settimana prossima, e questa differenza si è vista a livello fisico. Infatti io all'inizio della partita dentro di me lo dicevo, questa sarà una partita dove comunque andremo a testare la nostra fisicità, la nostra preparazione, quindi soffriremo e abbiamo sofferto nelle ripartenze. Brozo bene come al solito, Çalhanoğlu l'ho visto meglio oggi, ma deliziato con un paio di lanci fantastici. Poi comunque
È un giocatore che per noi è fondamentale, anche se non ti fa la prestazione altisonante. Però comunque l'ho visto in crescita. E poi, ragazzi, là davanti con quel terminale lì, con Lautaro Martinez, Lukaku, con Lautaro Martinez che torna a giocare a sinistra quest'anno, come l'avevamo visto con Conte. Secondo me è la sua zona di campo ideale, quella parte lì, insomma, si trova una meraviglia. Oggi Lautaro non bene, perché oggi, a parte l'assist, molto bello tra l'altro di esterno, un Lautaro Martinez sottotono, anche lui vedi Barella, nel senso che ci abitua sempre a grandi prestazioni, quindi ci aspettiamo sempre tanto. Anche oggi una valutazione di Lautaro sarebbe stata positiva solo per l'assist che ha fatto, ok? Però ecco, diciamo che ci sta perché per ora è uno dei giocatori che ha fatto meglio in questo precampionato. Oggi non mi è piaciuto per il semplice fatto che, a parte il gol sbagliato, un po' troppo impreciso. E invece parliamo di Lukaku che torna al gol. Ripeto, con un assist fantastico col contagiri di Di Marco, una palla che ci aveva scritto spingimi, ma un Lautaro, un Lukaku, scusate, molto più in palla rispetto alla precedente apparizione. Un Lukaku che man mano che gioca entra sempre più in forma, un Lukaku che quando entrerà in forma non ce n'è per nessuno, perché questa partita dice anche che quando l'Inter ha la palla è un piacere per gli occhi e dice che se l'avversario ci dà un attimino di spazio con quei due là davanti facciamo veramente paura. L'abbiamo fatto vedere questo soprattutto nel primo tempo, prima del loro gol, dove delle azioni mi hanno veramente deliziato, cioè palla da quinto a quinto. Ecco, abbiamo visto sprazzi di gioco di Simone Inzaghi dell'anno scorso, un allenatore che fa giocare l'Inter veramente molto bene, una delle Inter che gioca meglio, io ne ho viste tante di Inter. Questo l'abbiamo visto fino al gol loro, poi sono venuti fuori loro, con le ripartenze soprattutto ci ha messo in difficoltà, ci sta, è anche giusto fare questo tipo di amichevoli con squadre più avanti, perché comunque è dalle sofferenze che poi bisogna prendere le controindicazioni. E questo l'abbiamo visto oggi, ecco, indubbiamente. È un Inter che tutto sommato mi è piaciuto. Si è rivisto Mkhitaryan entrato poi nel secondo tempo, un Mkhitaryan che ha fatto vedere subito ottimi piedi, però non mi ha entusiasmato meglio nella precedente partita. Abbiamo rivisto Skriniar per 10 minuti, abbiamo visto Aslani che nonostante abbia fatto solo 10 minuti ha giocato veramente molto bene quei 10 stessi e insomma ha fatto subito vedere che il ragazzo è veramente un grandissimo acquisto. Mi piacerebbe vederlo magari in un'altra zona del campo. Mi piacerebbe vederlo anche come mezzala, perché secondo me lo vedremo anche come mezzala, è un giocatore che può giocare ovunque, ecco, quindi non solo al posto del Brozo. Poi abbiamo visto Dzeko Correa, diciamo subito, non hanno inciso. Correa secondo me è entrato anche molto male in partita, un Correa che a livello di atteggiamento non mi ha fatto impazzire, poi magari se ho tempo mi riguarderò la partita e poi vi saprò dire qualcosa in più, ma assolutamente una prestazione opaca, ecco, di Correa. Dzeko hanno fatto poco per venire giudicati, perché hanno giocato uno scampolo di partita, 15-20 minuti, adesso non mi ricordo, però comunque Correa me lo aspettavo, un attimino diverso. Vi dico la verità, mi ha un attimino deluso, ok? È giusto che io vi dica chi mi piace e chi mi è piaciuto e chi non mi è piaciuto, ok? Ragazzi, ecco, tutto sommato li abbiamo analizzati un po' tutti. Se ho dimenticato qualcosa, scrivetemelo qua sotto. Comunque, buon test. Bene aver recuperato la partita, la seconda amichevole che finisce 2-2. Sarebbe stato meglio vincere, sì, però il risultato è giusto così. Ricordiamo che loro hanno preso tre legni e poi noi abbiamo sprecato molto, perché nel primo tempo 4-5 palloni davanti alla porta. Quindi è un Inter che già crea tanto e poi magari quando arriverà. E sicuramente quando arriverà la condizione ottimale è quando si è più lucidi, certe occasioni magari non le sbagliamo. Ragazzi, ciao a tutti! Di Milano il simbolo regale è il biscione dell'Internazionale. Forza Inter e very bene a tutti! Ciao Gramma, fai il bravo!